devo parlare in italiano adesso, non mi ricordavo più. Ok. Will be fun because I don't know why it's difficult sometimes. Namaste. Benvenuti to Refill Yoga. Welcome to Refill Yoga. Benvenuti a Refill Yoga. Questo video sarà in italiano. So Refill Yoga è il mio nuovo progetto, mio e del mio partner Andrew. La maggior parte dei video probabilmente saranno in inglese, ma mi piacerebbe raggiungere anche gli amici italiani e soprattutto le amiche che sono sicura che in qualche modo vi seguiranno, mettendo once in a while, ogni tanto, qualche video in italiano. Che cos'è Refill Yoga? Refill Yoga è un progetto che nasce nella mia testa un paio di anni fa, forse più di un paio di anni fa, che nasce dall'esperienza diretta che ho fatto nella mia vita. 7, 8, 6 anni fa ho lasciato tutto in Italia, un'ottima carriera, amici, c'era niente da lamentarsi, la mia vita comunque era fantastica da un punto di vista, sì, di vita normale, però a un certo punto ho sentito un'ispirazione, un colpo di matto e ho mollato tutto e ho iniziato a viaggiare in India, in Thailandia, in Asia e a studiare yoga. Ho iniziato a studiare yoga principalmente per il fisico e poi ho scoperto tutto un mondo, una filosofia di vita, un modo di vivere, un modo di rivivere. Dunque da questo nasce il concept of refill. Refill è una parola inglese italianizzata perché non esiste realmente, ma vuol dire risentire, riempire volendo anche. Refill in italiano suona come riempire. Ma soprattutto risentire, riconnettersi, perché in realtà quello che abbiamo fatto è perdere il contatto con noi stessi, con il prossimo, con la natura, con il mondo in cui veniamo. E dunque refill è partito da refill, risentire il corpo, dunque con le pratiche che si possono fare durante la yoga class, nel materassino, ma poi risentire anche le emozioni positive, le emozioni negative che fanno parte comunque del nostro essere, della nostra vita, risentire il prossimo, di sentirsi connessi a chi ci sta di fronte, non solo alle persone che amiamo, non solo alle persone che sono nella nostra cerchia, ma al prossimo. Di sentire il collegamento con la natura, con il mondo stesso. E poi a un certo punto probabilmente risentire anche il collegamento alla fonte, da dove veniamo, dall'universo, o Dio, chiamatelo come vi pare, come vi piace, va. Questo ricollegamento alla spiritualità. E dunque in questo progetto quello che vorremmo fare è riuscire a creare degli strumenti in grado di creare degli strumenti, di darvi degli strumenti per poi rendervi capaci di riconnettervi con voi stessi e dunque di rivedere, rivivere il mondo prospettiva completamente diversa. Ed è incredibile come cambiando leggermente l'angolo di vista tutta la nostra vita può cambiare completamente. Ed è incredibile, almeno per me è stata una rivelazione di come solamente cambiando prospettiva di alcuni pensieri, solamente cambiando il modo di pensare, mi si sia aperto un mondo completamente nuovo, un altro universo. E dunque con questo progetto
che sì, è basato su yoga, è basato su tantra, meditazione, tutte parole che a volte fanno paura, ma non ho tempo, ma queste cose new age non fanno per me. È vero che parleremo di questo, ma quello che vogliamo riuscire a darvi è un'esperienza. E l'esperienza, il riconnettersi, il knowledge, quello che è il sapere, la verità in qualche modo, viene dall'esperienza diretta. E dunque vi daremo anche dei suggerimenti di cose da fare nella vita quotidiana, cose normalissime come, non so, prendersi 5 minuti al giorno per se stessi. È una cosa importantissima da fare, e chiunque, la madre impegnata, il padre con gli affari, o non ho tempo, per chiunque, ve lo posso assicurare, può prendersi 5 minuti di tempo giornalmente per cambiare la qualità della propria vita. Io credo che sia una cosa importantissima e un bene prezioso. E dunque spero di aver accolto, di aver acceso un po' di curiosità in voi, e spero di riuscire a venire in Italia presto a fare dei workshop, dei retreat, di vedervi. Ma se intanto volete iniziare a seguirci nei nostri vari canali, ci abbiamo Facebook, Instagram, YouTube, probabilmente aggiorni anche una webpage. Sì, è vero che parte dei contenuti, la maggior parte dei contenuti saranno in inglese, ma se avete qualsiasi domanda o qualsiasi argomento e volete le risposte in italiano, io sono sempre presente, potete scrivermi in privato o scrivermi un messaggio e farò un video o vi risponderò in privato. Grazie, alla prossima, ciao! Okay, I can start anyway with welcome to Refill Yoga, no? Bienvenido a Refill Yoga.